Buonasera a tutti, senza esagerare però. Noi siamo qui come Associazione per la Ricerca Neurogenetica, io sono Antonio Lavenà, il Presidente. Come ogni anno, anche quest'anno abbiamo, in occasione del mese mondiale dedicato alla malattia dell'Alzheimer, abbiamo una serie di iniziative che abbiamo organizzato a Lamezia, quest'anno non solo a Lamezia. Martedì scorso abbiamo inaugurato la mostra che è ancora qui fino a questa sera, ancora visitabile, è qualcosa di molto molto bello fatto in collaborazione con l'ISTRA di Treviso. Martedì abbiamo fatto la presentazione, devo dire che abbiamo avuto dei riscontri molto molto positivi. In effetti la mostra è molto molto bella, Giacinto mi diceva che la mostra fotografica più bella vista al chiostro e tutta la storia del chiostro, quindi devo dare atto a Giacinto che è uno che c'ha sa. Questa sera presentiamo questo libro scritto dal nostro amico Gabriele, abbiamo qui un parterre abbastanza interessante con la dottoressa Maria Bruni, la dottoressa Teresa Dattilo, Rita Giura e l'autore Gabriele Soriano. Stavo dicendo Salvini, penso un po'. Soriano. Prima di passare la parola a Rita, che sarà un po' la conduttrice della serata, volevo pregare poi di visitare ancora la mostra, di andare di passare dal nostro banchetto lì all'ingresso, dove c'è un cartellone, vedrete uno striscione in cui è possibile scrivere qualsiasi cosa che vi venga in mente per un qualcosa che abbiamo fatto insieme a Flavio Pagano, che era qui martedì scorso, e questa è una sua idea che parte proprio dalla Lamezia e poi si svilupperà un po' in tutta Italia. Il nostro tema appunto è la malattia di Alzheimer, un titolo molto, molto, molto bello, niente ti potrà, niente ti cancella, niente ti può. Corpo e non l'altro. No, è il guest wall. Quindi vi pregherei di mettere una firma e una frase sull'argomento. La terza iniziativa è stata spostata, era prevista per domani, ma per problemi tecnici abbiamo dovuto spostarla a sabato 30 settembre, che è un po' una tradizione nostra, è la nostra sesta edizione, è una camminata che facciamo a Salutano tra la chiesa di Santa Maria Goretti e Casalzalla, una maratona, sono circa 900 metri, quindi è una cosa molto molto importante, e poi molto impegnativa, passeremo la serata a Casalzalla, nel cortile di Casalzalla, con un po' di musica, un po' di balli, qualche attività e soprattutto il nostro amico che ci preparerà le piadine che sempre come lo scorso anno, per chi c'è stato, è molto interessante la cosa. Quest'anno concluderemo le nostre iniziative ad Amantea, dove organizziamo il caffè Alzheimer della Regione Calabria, con una camminata e probabilmente anche la presentazione di questo libro lì ad Amantea. Quindi io chiudo qui, passo la parola a Rita che inizierà a parlare appunto del bellissimo libro di Gabriele Salvini Soriani. Gabriele è basta, perché altrimenti ci confondiamo. No, Gabriele, ci conosciamo da parecchio tempo. Tante Rita. Allora, intanto spero che si senta, perché, ripeto, lo dico sempre, io con i microfoni ho un rapporto conflittuale, per cui non sono conduttrice, ma indicano moderatrice, e quando si modera la parola in sé mi crea un imbarazzo incredibile, perché moderare sembra
che devi tenere a bada i vari pollaio. Mamma mia, è una cosa che proprio mi mette un'ansia incredibile. Comunque, io introduco dicendo che la prefazione di questo libro, e al riguardo li ringrazio, sono della dottoressa Amalia Bruni e della dottoressa Teresa Dattilo, che si sono veramente così offerte, e nello stesso tempo hanno letto il libro, per questa prefazione. Per cui io una prima parola la do a loro due per poi presentare il libro in sé. La dottoressa Amalia. Grazie. Penso che prima di inoltrarci in questo bellissimo testo e quindi nei contenuti più specifici, penso che sia utile che io vi dia un po' una cornice generale di quello che succede, no, in questo mondo della malattia di Alzheimer e di dove sono anche arrivate una serie di speranze. Intanto i numeri. Numeri sono terribili perché noi parliamo in Italia di oltre 1.300.000 malati con demenza e di questi più del 50% ha una malattia di Alzheimer. In Calabria ne abbiamo già censiti e in carico ai centri per le demenze oltre 33.000, ma 25.000 stanno iniziando con la fase del deterioramento cognitivo minimo, che è la parte fondamentale da intercettare, perché bisogna fare presto, bisogna cercare di istruire poi la famiglia in un percorso spesso e volentieri non semplice, doloroso, ma ci sono tante cose da fare e quando la diagnosi è una diagnosi precoce, se si parla soprattutto di malattia di Alzheimer, ci sono ancora i farmaci che abbiamo, tra virgolette, inventato più di 20 anni fa, ma che hanno una loro efficacia perché sicuramente non cancellano la malattia, ma sono in grado di modularla, di allentare questo percorso terribile, sono in grado di ritardare per esempio l'inserimento nell'RSA, riducono i disturbi del comportamento, quindi sono farmaci che dopo tanti anni abbiamo imparato molto a valorizzare perché io che ho vissuto l'Alzheimer anche quando questi farmaci non esistevano, ho cominciato a lavorare in questo campo giovanissima, e la malattia di Alzheimer la chiamavano Alzheimer perché non la sapeva pronunciare nessuno ed era ancora peggio, era ancora più brutta, no? Perché non sembrava questo, era com'è un mostro cattivo, ma con questa pronuncia era ancora peggio. E quindi vi dicevo, io che ho vissuto con i pazienti prima che ci fossero questi farmaci e dopo, io sono in grado di vedere le differenze perché la malattia era molto più rapida, molto più aggressiva, molto più violenta, con disturbi comportamentali che non riuscivano ad essere controllati. Quindi se oggi i familiari purtroppo ancora questo non lo riescono e giustamente ad apprezzare, è perché di questa malattia bisogna non rivolgersi solo all'aspetto del farmaco, ma rivolgersi ad un insieme di interventi che sono fondamentali per aiutare non solo il paziente o la paziente, ma per aiutare la famiglia, perché paziente e familiare sono un'unica cosa e su questa unica cosa bisogna spendersi e non ci si può spendere solo con l'aspetto della ricetta o del piano terapeutico medico, ma ci deve essere un'interazione, ci deve essere un insieme di figure che sono fondamentali e quindi una serie di servizi che sono fondamentali, dai caffè Alzheimer ai centri diurni, eccetera, 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 l'assistenza domiciliari, cioè c'è un insieme di situazioni che devono essere messe in piedi. Però è anche vero che la ricerca è andata molto avanti, quella farmacologica, e oggi negli Stati Uniti ci sono due farmaci che sono stati approvati, molto criticati, perché il ritardo, diciamo, di evoluzione è comunque di mesi, quindi anche questi non è che mettono la malattia a tacere, non la cancellano, non la debellano, non sappiamo, sono farmaci anche biologici particolarmente, rischiano di dare anche molti effetti collaterali abbastanza pesanti, quindi sono farmaci che hanno un peso, non solo un costo, ma che arriveranno in Italia, arriveranno in Europa,
EMA e hanno già come dire, queste case farmaceutiche, una volta che hanno avuto l'approvazione negli Stati Uniti, mettono l'agenzia europea che si chiama EMA. Se EMA approva, chiaramente AIFA in Italia approverà. Qual è il problema però? Il problema è che questi farmaci non potranno essere dati a nessuno dei pazienti che noi abbiamo già in carico, perché sono farmaci che possono essere dati a pazienti che stanno appena per cominciare e che hanno una diagnosi certificata di malattia di Alzheimer. E il problema sarà come arrivare a questa diagnosi certificata, perché bisognerà fare una serie di indagini molto raffinate che ancora in Calabria sono un po' in nuce, dalla valutazione neuropsicologica fatta in una certa maniera all'esame del vigor, perché bisogna essere certi e certificati che davvero siamo di fronte ad una malattia di Alzheimer e non ad un'altra forma di demenza che riceverebbe solo peggioramento da questi farmaci, quindi bisogna essere più che certi, e sono farmaci che possono essere poi a controllo massiccio da parte degli ospedalieri. Questo lo dico perché tante persone mi telefonano perché leggono sulla stampa che questi farmaci stanno arrivando e chiedono giustamente: possiamo farli, dove si comprano? Sono al Vaticano, come se fossero le pasticchette, quando invece chiaramente la somministrazione è molto complessa. Però è anche vero che è la prima volta che noi, dopo tanti e tanti e tanti anni, abbiamo qualche cosa di concreto che potrebbe forse rallentare davvero nel tempo questa malattia in maniera forse più efficace rispetto ai farmaci attuali. Dico forse perché gli studi sono troppo brevi ancora per sapere che cosa succederà. Un altro piccolo inciso, però lo devo dire e lo devo fare necessariamente su un altro tema che a me sta molto a cuore, e che è quello della prevenzione, che invece è alla nostra portata e che è un qualcosa che noi dobbiamo implementare nel quotidiano da subito, ma che dovremmo cominciare a fare tutti, perché oggi abbiamo i dati, sappiamo che se camminiamo 5 km al giorno abbiamo un abbattimento dell'incidenza delle demenze del 50%. Quindi questo è un numero che, come dire, schiaffeggia qualsiasi tipo di farmaco, no? Perché è ovvio che un farmaco non avrà mai una potenza di questo tipo. Se noi riusciamo a combattere l'ipertensione, il colesterolo, i trigliceridi, il diabete, che è un fattore di rischio potentissimo, la chiusura sociale, perché stare soli è rischio per la malattia, e questo è, ci sono i dati scientifici, non è l'idea di Amalia Bruni. Ecco, allora, se noi riuscissimo come comunità a mettere in piedi questi sistemi, noi avremmo intanto uno stare meglio globale e quotidiano, perché questo migliora la qualità di vita. Sui pazienti stessi questo funziona, perché li aiuta moltissimo. Il paziente che ha ancora un disturbo molto iniziale, un deterioramento cognitivo minimo, è un paziente sul quale questo cammino può essere fatto molto bene. Spesso e volentieri il deterioramento cognitivo minimo subisce una battuta d'arresto. Quindi sapere questo, avere una diagnosi precoce, ma essere consapevoli che noi possiamo fare qualcosa, credo che sia un aspetto veramente molto importante. Cioè, sta nelle nostre mani. Le malattie che noi abbiamo o non abbiamo non sono tutte necessariamente ereditarie, dipendono molto da noi, dal nostro stile di vita, da quello che ci mettiamo nel piatto, da come viviamo la vita, da quante amicizie facciamo, da come le gestiamo. Questo è, e io penso che questo debba essere assolutamente trasferito. Quindi se la nostra comunità riesce a diventare una comunità competente da questo punto di vista, rubo il termine all'amico Rubens Curia, è solidale, e allora su questo noi abbiamo fatto un grande passaggio, che è un passaggio epocale, un passaggio culturale, ma è un passaggio che resta.
che resta, perché è un passaggio che cambia il modo di pensare solitario, che soprattutto è peggiorato oggi dopo il Covid. Quindi ben vengano questi testi, questi libri, questi incontri, ben vengano i caffè Alzheimer, i centri diurni, ma ben vengano le qualunque attività vengano sviluppate all'interno di una collettività, perché è importante la partecipazione, è importante lo stimolo ed è importante stare bene tra di noi. Grazie a questa premessa scientificamente doverosa della dottoressa. Teresa Datti, a te il coro. Grazie, grazie a Gabriele per questa opportunità ulteriore che ci dà di fare delle riflessioni importanti sulla malattia, ma di affrontare anche l'aspetto che sempre mi ha appassionato, che è quello di chi cura, no? L'assistenza di queste persone. E quando Rita Giura mi ha proposto di leggere questo testo, sinceramente no, mi ha chiesto un parere tecnico, conoscendo la mia esperienza di oltre 16 anni nel centro regionale di neurogenetica come persona che riceveva i pazienti e i familiari quotidianamente per l'accettazione a una poi visita neurologica che determinava la possibile diagnosi. E allora mi sono calata in questo ruolo, no? Di dare un mio contributo, però rivolto al tecnico. Non sapevo il nome dell'autore e a un certo punto ho detto forse è meglio così, perché riesco a essere pure più genuina nel giudizio, no? Senza condizionamenti alcuni. E mi sono addentrata in questa lettura di questo libro, di questo testo, con questo atteggiamento tecnico. A un certo punto, man mano che leggevo i capitoli, dicevo no, ma non è possibile, questo autore mi sta raccontando storie che io ho già vissuto, storie di persone che ho già conosciuto, emozioni che mi appartengono, ed ero veramente emozionata e volevo andare avanti, no? L'ho letto proprio in un modo così molto appassionato, e a un certo punto ho capito che praticamente tutte le esperienze che avevo fatto al centro di neurogenetica conoscendo dei caregiver venivano rievocate dalle parole di Gabriele, e mi scatenavano dei pensieri, no? Delle domande, e quando leggevo nei capitoli la rabbia, lo sgomento di questo caregiver, mi chiedevo ma fino a che punto un figlio, perché prevalentemente i caregiver che si sono rivolti a noi sono figlie, no? Cioè per lo più donne, quindi sono figli, donne che si annullano totalmente la loro vita per assistere questa persona ammalata. Sicuramente per il bene, l'affetto che vogliono queste persone, però anche per un senso del dovere che fa parte del nostro bagaglio culturale, del nostro retaggio culturale, che fin da piccole, no, ci insegna che è un dovere assistere i nostri anziani ammalati a casa, che non possiamo rivolgerci a strutture sanitarie o a strutture assistenziali, perché rivolgersi ad esse è quasi come dire abbiamo condannato quella persona, no? Nel senso che basta, non c'è più niente da fare, quindi l'abbiamo perso, è finita la sua vita. E non è così, ovviamente, ma un familiare che non è aiutato a capire, come diceva Amalia, a essere informato, a essere sostenuto, finisce col pensare questo, ovviamente. Poi in una regione come la nostra, dove mancano molti dei servizi che abbiamo sentito l'altra sera, no? Presentare dalla dottoressa, dalla psicologa che ha presentato la mostra,
diciamo, presentare la realtà sua di regione nordica, diciamo del nord, dove, sì, permettetemi questa parola, nordica, dove tutto è pagato, tutto è consentito, tutti i servizi sono dati alle famiglie, ovviamente noi faremo ancora di più fatica, noi figli, noi familiari, a capire che ci possiamo affidare ad altre realtà, ad altri servizi. E quindi continuiamo in questa opera di annullamento, no? Perché il carico assistenziale del congiunto malato non è da poco, insomma, non è un carico facile. E allora lì mi si sono scatenate, no, dalle tue parole, ma molte domande pure. Non ero solo curiosa di vedere come andava avanti la storia, ma mi cominciavo a chiedere: ma un figlio fino a che punto si deve annullare? Fino a che punto è giusto che non viva la propria vita? Fino a che punto deve sentirsi anche, non solo diciamo, la fatica fisica quotidiana dell'assistenza, ma anche addirittura arrivare al senso di colpa, alla rabbia, alla frustrazione? Non è giusto tutto questo. E questo riguarda i figli, ma se poi porgiamo l'attenzione, no, il nostro sguardo anche ai coniugi, che mi sono capitati nella mia carriera professionale, molte coppie che si rivolgevano al nostro centro, dove o la moglie assisteva il marito, anche giovane, a dire la verità in molti casi, oppure il marito assisteva la moglie. Allora lì non è solo il senso, cioè diciamo l'affetto che lega, la familiarità, no, con quell'altra persona che ci dà l'input ad andare avanti, a riassistere, non è solo il senso del dovere che ci hanno inculcato, ma c'è anche un senso di amore che cambia totalmente la situazione, no? Cioè pensate voi, aver scelto una persona che poi invece diventa un'altra persona durante la sua vita, perché è questo che succede, no? Una moglie, un marito che si trasformano, che io non riconosco più come mio marito o non riconosco più come mia moglie, con quella che ho scelto, no? E allora lì effettivamente la cosa si fa anche ancora più seria, secondo me, ancora più seria. E devo dire che poi voglio parlare di un episodio, e anche la nostra convinzione, no, di operatori sociali nel tempo mi è cambiata, perché noi abbiamo degli assunti, no? Il caregiver è colui che assiste l'ammalato, ok? E abbiamo un'immagine, una rappresentazione plastica di questa figura, no? Il caregiver è quello che ti accompagna, che ti porge il braccio, ti porta al centro di neurogenetica, no? Ti accoglie col braccio, eccetera. E invece una volta mi capita una coppia che arriva, io ero al front office, quindi dove dovevo ricevere le persone, prendere i documenti, le impegnative, eccetera, e poi fare il passaggio successivo di diciamo, indirizzare la persona all'ambulatorio che l'avrebbe visitato. Arriva una coppia, li vedo arrivare dalla porta, lui un po' affranto che spinge questa carrozzina, lei con gli occhi vispi, un sorrisino così molto simpatico, dignitosi tutti e due, e si avvicinano al front office e io, dirigendo la mia attenzione a lui, no, dico: buongiorno, benvenuti, posso avere i documenti e l'impegnativa della signora? Così li registro e voi li accomodate poi nella stanza del dottore. E vedo che lui mi guarda attonito, no? Trastornato, cioè indaga con gli occhi questa che mi vuole dire, e io lì alzo il tono della mia voce, no? Perché penso, forse soffre di ipoacusia, può succedere a qualche anziano, no? Di avere una capacità inferiore di ascolto. E allora
A quel punto alzo il tono della mia voce e ripeto la domanda: mi dai i documenti gentilmente, mi dai l'impegnativa della signora? A quel punto scoppia una risata ed è lei, la signora in carrozzina, che mi dice: signora cara, lo so che è difficile comprendere chi è l'ammalato e chi è il caregiver. In questo caso sono io la caregiver ed è lui l'ammalato, mio marito, ma è lui che spinge la mia carrozzina. E là mi si è aperto un mondo, no? Ho detto: guarda come siamo con i paraocchi, no? Nella vita siamo abituati a queste rappresentazioni, no? Plastiche di una cosa, cioè il caregiver è quello, il malato è quello debole in carrozzina, e invece in questo caso era lei la caregiver. E allora lì veramente ho cominciato a pensare anche che cosa significhi veramente, no, per una coppia vivere questa tragedia ed essere soli, non sentirsi accompagnati a loro volta da qualcuno. E poi proprio in quel periodo mi è capitato di leggere un libro che raccontava la storia di un marito che assisteva la moglie, a dire la verità, malata di SLA, e che era, dopo tanti anni di assistenza, combattuto da un pensiero che lo assillava giornalmente e che lo faceva sentire un eterno equilibrista, no? Perché lui viveva una condizione in cui lui doveva scegliere, cioè si sentiva di dover scegliere tra la malattia e la morte della moglie, oppure la vita e l'amore. E a un certo punto decide e lascia la moglie, con molto dolore, ma la lascia e si rifà una vita. Ma nel momento stesso in cui lascia la casa della moglie e si mette con una nuova compagna, prende un'altra decisione, decide di assistere la moglie come che vive, e lo fa fino alla fine. E allora, ecco, anche qui mi sono fatta tante domande, no? Tante domande. Cioè, chi aiuta queste persone? Chi ci pensa? Cioè, noi, diciamo, in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale che molte altre nazioni ci invidiano ancora, perché ancora qualcosina regge. Ma in effetti c'è una grande disparità, no? Tra nord e sud, e noi viviamo queste condizioni, cioè di coppie che non sanno a chi rivolgersi, di coppie che vivono questo eterno dilemma, di coppie che hanno figli piccoli che convivono con ammalati gravi e nessuno li aiuta. E allora, guardate, la storia di Lee mi ha veramente, non solo emozionato, ma mi ha rievocato altri passaggi, come per esempio un incontro del caffè Alzheimer. Mi ricordo un pomeriggio, avevamo questo incontro del caffè Alzheimer, lo facevamo in una struttura che aveva un salone con una vetrata immensa, e praticamente eravamo al tramonto, quindi c'era questa bella luce che praticamente entrava da queste vetrate, e avevamo una serata in cui avevamo organizzato che degli istruttori di tango argentino facessero praticamente una lezione di tango alle persone che erano venute lì. E allora c'erano diverse coppie, ne ricordo tre in particolare, che si unirono e che diciamo, ascoltando e seguendo questa musica di tango argentino, accennarono ad alcuni passi di tango. E io mi vivevo questa immagine, mi sembrava un film, no? Perché a un certo punto queste tre coppie avevano il riflesso di questi raggi del sole che praticamente si illuminava, ma non solo, ci passava dentro. E lì ho pensato: non è il tramonto, questo è l'amore che hanno ognuno per l'altro, che li sta illuminando, perché sembrava veramente un quadro,
un quadro, una fotografia di quelle belle. E anche lì, no, io credo che, ritornando al libro di Gabriele, che il libro di Gabriele, con tutte le storie che ha raccontato, in tutti i momenti, anche se sono vissuti molto forti, che struggenti, di rabbia, di frustrazione, di senso di colpa, di solitudine, di molta solitudine. Ecco, però questo libro, secondo me, può passare un messaggio di speranza. Almeno io spero che questo libro, come altri libri che ho letto, possano far capire a tutti noi, sia a noi comuni mortali, sia a chi ci governa, che un malato di Alzheimer debba continuare ad avere il diritto di vivere con dignità durante tutta la sua malattia. E credo che noi caregiver, perché mi ci metto anch'io stasera, noi caregiver dobbiamo avere il diritto di vivere una vita, anche noi, dignitosa, senza pensare di togliere niente al nostro caro, ok? Ma viverla a pieno, perché ne abbiamo diritto anche noi. E poi spero tanto veramente che che chi ci governa capisca che anche il caregiver va assistito, va curato, va aiutato. E passo la parola a Rita. Anche perché mi sta spoilerando tutte le domande che io qua che ci sto a fare praticamente. Allora, non ultimo, ma è doveroso, l'editore dell'Officina Editoriale da Cleto, la casa editrice, che quindi ha accolto anche lui questo libro. Non ultimo per importanza, se no poi non mi parli. Grazie, grazie mille Rita. Allora, io sarò brevissimo perché in questo contesto la casa editrice rappresenta, sì, è una componente importante, perché grazie alla casa editrice che nascono i libri, però la casa editrice è uno strumento. Io sono particolarmente contento di questo libro e approfitto dell'occasione per ringraziare la dottoressa Bruni e la dottoressa Dattilo per le prefazioni, veramente grazie per averle scritte, sono bellissime e che hanno dato un valore aggiunto a questo splendido testo di Gabriele, che ho conosciuto con molto piacere. Grazie anche a questo testo che è stato selezionato da Rita Giura, che fa parte del team della casa editrice. Quindi, se questo libro esiste, anche grazie a Rita, che è stata la prima che ha accolto il testo, ci ha creduto e che quindi ha proposto alla casa editrice. Non per ultimi, voglio ringraziare naturalmente il Chiostro che ci ospita questa sera, e voglio anche ringraziare Antonio Laganà, che è stato molto gentile anche a coorganizzare questo evento di oggi. La casa editrice è una piccola casa editrice che è nata a Cleto, in provincia di Cosenza, però qua vicino, penso che sappiate tutti dove si trova Cleto. Questa casa editrice è nata nel 2019, io ho voluto dare un'impronta, un orientamento preciso, una linea editoriale precisa alla casa editrice, che è quella che qualsiasi cosa che noi pubblichiamo, fosse anche, no, il romanzo di intrattenimento, no, il romanzo che si legge per il piacere, no, di trascorrere del tempo attraverso la lettura, deve però avere all'interno dei contenuti che affrontano delle tematiche sociali. Ne abbiamo affrontato tanti, il catalogo sta crescendo, siamo arrivati già a oltre 35 pubblicazioni e siamo riusciti a variare su diverse tematiche sociali, non ultima appunto questa che presentiamo oggi e che è un tema, quello della malattia dell'Alzheimer, che deve essere sempre di più conosciuto e soprattutto noi operatori dell'informazione abbiamo, come posso dire, il dovere di supportare le associazioni, di supportare le iniziative, di far conoscere i problemi legati alla malattia
dell'Alzheimer, perché ogni operatore, che sia economico, ha anche però una funzione sociale nella nostra società, quindi ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e svolgere la propria attività professionale sempre in questo solco. Vabbè, con i libri non è che si fanno soldi, meno che mai in Calabria, voglio dire, perché purtroppo i dati di lettura non sono confortanti, ma con tenacia noi continuiamo ad insistere. E poi, voglio dire, la casa editrice, io ho scelto di aprirla in Calabria, proprio in uno di quei posti dove c'è più bisogno di incrementare la lettura, l'affrontare i temi, il dibattito che si deve snodare nella società, per fare in modo che la società si evolva da tutti i punti di vista. Io mi taccio in questo momento perché sono non vedo l'ora di sentire appunto le parole di Gabriele, che sarà intervistato da Rita Giura. Mi trovate in fondo alla sala perché ci sono i libri, il testo è veramente bello, ma io sono un po' di parte naturalmente perché sono l'editore, ma vi assicuro che è una buona lettura, e quindi non privatevi del piacere di portarvi a casa un libro, e anche con l'occasione magari potete anche raccogliere, come posso dire, l'autografo e la dedica dell'autore. Allora, signor Gabriele, siamo a lei. Il signor Gabriele è un avvocato e ha raccolto, in questo libro è un ghostwriter, fu lui che raccoglie le confidenze, i racconti di un caregiver che si chiama Francesco. Nell'introduzione del suo libro c'è una frase di Charlotte Gray che un po' sta a significare anche il senso dello scritto, cioè quello di, lo sintetizza poeticamente, cioè quello dell'altruismo, quello di empatia del ghostwriter nei confronti del caregiver che racconta questa storia, quello di raccogliere un qualcosa che non viene perduto e del quale appunto si evince. Qui entro, forse è un qualcosa che può sembrare polemica, ma in realtà non lo è, no? Nel senso che c'è questo aspetto emozionale del libro che è evidente, però io colgo non un grido, ma un lamento. E la sensazione che ho provato, e a prescindere da tutte le altre sensazioni, ripeto, emozionali, è come se ravvedessi, giusto per usare un eufemismo, che si crea intorno a questo malato di Alzheimer come un cerchio fatto di una zolla dove all'esterno noi vorremmo veder crescere margherite, ma in realtà ci cresce tanta graminacea. A riguardo, quindi dice, ma mi stanno già introducendo forse in qualcosa che può sembrare, però ecco, l'aspetto emozionale è equivalente se non inferiore rispetto a quello che è anche il messaggio sociale. Mi dica lei. L'aspetto emozionale è preponderante, direi, in questo libro. In effetti l'analogia con la zolla che va a restringersi sempre di più è, in effetti è abbastanza sì. L'analogia con la zolla che va a restringersi sempre di più, dicevo, è perfetta, perché questo Francesco, a proposito, Francesco è un nome di fantasia, non è il vero nome della persona, del coniuge di lì che è ammalata di Alzheimer, però non l'ho scelto a caso. Francesco è un nome che indica generosità, altruismo, anche il sapere e volere perdonare torte anche gravi su chi. Piccola parentesi chiusa. Sì, in effetti questo fatto del restringimento del terreno su cui viene a trovarsi questo caregiver è evidente, nel libro è del tutto evidente, perché ci si trova davanti a certe situazioni, ad alcune situazioni, a molte situazioni, dove parenti, amici, conoscenti, addirittura anche i familiari del caregiver
abbandonano la scena per vari motivi, chi per un verso, chi per un altro, chi perché non riesce a capire la gravità della malattia, chi al contrario perché non vuole interessarsene, perché è una malattia che la persona dice non voglio occuparmene perché è una malattia che non mi interessa e non mi interesserà mai, e quindi se ne allontanano. Tutte queste situazioni, addirittura anche familiari molto stretti del caregiver isolano il caregiver, perché a volte anche per un discorso anche altruistico, non sempre del tutto egoistico. Il figlio che isola il caregiver non lo fa per egoismo, o perlomeno non per un egoismo becero, addirittura dal suo punto di vista quello è altruismo, perché il figlio dice papà tu non puoi perdere, il figlio dice al caregiver papà tu non puoi perdere la tua vita per assistere un ammalato, l'ammalata, tua moglie è malata di Alzheimer, lo puoi fare, sì, cioè lo puoi fare, ma fino a un certo punto, non al costo di sacrificare la tua vita per lei. Il discorso è altruistico se lo si guarda bene, il discorso è altruistico, certo, però il caregiver non lo comprende, non lo può comprendere, perché dal punto di vista del caregiver il fatto di aver avuto tanto dalla malata significa anche il voler dare tanto, ma non per un fatto di ripagare la malata con quei tanti doni che si sono ricevuti nella vita, quanto per il fatto che si tratta di amore vero che non ha una che non è spinto da qualcosa, dal desiderio di restituire o dal desiderio comunque dalla necessità di curare un ammalato grave. No, è solo amore. Amore basta. Amore per cui non ci si chiede perché si fanno quelle cose. Si fanno e basta. A riguardo, no? A parte appunto si chiede, non ci si chiede perché si fanno, nel libro all'interno c'è questa perseveranza. Prima di dimenticare, certo. Io innanzitutto avrei dovuto farlo prima, devo ringraziare le dottoresse Bruni e Dattilo, perché questo libro è un normale libro, secondo me, io lo vedo come un anello, no? Un anello dove sono state incastrate, un normalissimo libro, quindi un normalissimo anello dove sono state incastonate due rubini, due pietre preziose. Che meraviglia! È vero. E poi ovviamente ringrazio Marco Marchese, l'editore, ringrazio Antonio Laganà, ringrazio la signora Giusa, ovviamente, con la quale ci siamo confrontati molte volte sul titolo del libro, su diverse cose, mi ha dato suggerimenti davvero preziosi, e lo ringrazio. È stato buono. E ringrazio anche i coniugi Gilda Bisogni e Benito Paola, che hanno voluto supportarmi così gentilmente, anche loro mi hanno fornito consigli e suggerimenti per questo. Bene. Grazie. Bene. Quindi ci sta benissimo a prescindere dalla storia, quindi dal rimporso di questa idea. La perseveranza è quello che appunto affiora, e l'intendimento. La perseveranza è appunto di raccontare una storia, e l'intendimento che è quello che esula dall'opinione che possa essere di un familiare, di un conoscente, di chi che sia. Cioè, quando si racconta, si raccoglie questa storia, appare proprio la volontà
che si racconti senza doversi preoccupare di eventuali giudizi sul proprio operato, su quello che si sarebbe potuto fare o su quello che non si è fatto. Quindi questa cosa mi pare che appare in maniera molto evidente. Sì, sì, certo, sì. È vero, è vero. È vero, perché la persona, il caregiver, non si racconta più nei minimi particolari. Voglio dire, è un re nudo. Racconta tutto di sé, anche di particolari, anche racconta i particolari più, che possono apparire più scabrosi. Addirittura ricordo una frase, veramente vergognoso che qualcuno possa permettersi di dire, di pensare, che il caregiver affista l'ammalato, l'ammalata, perché gode dell'indennità. Dell'indennità che non si ricorda neanche come si chiama, di accompagnamento. È veramente assurdo. E quindi ho cercato ho raccontato tutto quello che mi ha riferito Francesco, io l'ho raccontato tutto, anche in quei particolari che potrebbero significare, insomma, un po' come dire, evitabili forse. Ma io l'ho voluto raccontare allo stesso. E qui ci sta la scelta che fa il caregiver, perché anche in questo caso quello di scegliere, paradossalmente, no? Io sempre, forse parlo proprio, sono impreparata, sono un'umile lettrice, però paradossalmente nel libro sembra che il caregiver si voglia mettere sullo stesso piano del malato, mi spiego meglio. Nel senso che il cercare di comprendere quali sono le sue esigenze, quindi di condividere o comprendere diciamo, il momento che sta vivendo, è come se il caregiver in quel momento si mette sullo stesso piano. E questo sembra possa scaturire una scelta, che è quella proprio di rinunciare alla propria vita, alla propria professione, ai rapporti che sono di carattere sociale. Quindi se una scelta c'è stata, è una scelta voluta, sentita, o c'è stata una scelta che ha tenuto conto anche di quelle che erano le esigenze del caregiver? No, come dicevo prima, non è stata una scelta, cioè il caregiver non si è posto dinanzi a più alternative e ragionandoci sopra ha scelto una anziché l'altra. No, è stata una cosa, come dicevo prima, è amore e basta. Per cui si fa quella cosa perché la si sente. Non c'è una scelta. Si fa quella cosa e basta. L'esordio della malattia, nonché la sua evoluzione, eccetera, chiaramente nel libro è raccontata, fino ad arrivare ad un punto che è anche toccato la dottoressa e quindi anche Teresa, l'esistenza di queste caffè alzate. Ne vogliamo parlare? Certo, sono assolutamente indispensabili, soprattutto dicevo prima nella fase iniziale e media, direi, della malattia, sono assolutamente indispensabili. Perché danno agli ammalati del caffè Alzheimer nella mesa, che ho conosciuto in diverse occasioni, e ho descritto nel libro le varie attività che fa perlomeno quello che ho visto fare nella mia esperienza. Il caffè Alzheimer della mesa fa delle attività molto molto varie che non ho visto fare, non tutte queste attività insieme, in altri caffè Alzheimer della Calabria perlomeno, cioè che so, tango argentino, trenino umano, pet therapy, parole crociate, non lo so, frullati di frutta, macedonia di frutta,
laboratorio di cucina, insomma tutte queste attività, io non le ho visto fare in altre, tutte queste attività svolgono una funzione essenziale per l'ammalato, perché l'ammalato in, questo, in queste attività, come dire, ora io non sono medico, vorrei essere aiutato dalla dottoressa Bruno in questo, però mi pare di poter dire che tutte queste attività evitano l'ulteriore appannamento del cervello, l'ulteriore copertura del cervello con quelle maledette placche, no? Non so, dottoressa, se dico bene. Per cui queste attività frenano, chiaramente frenano questa deriva, che perlomeno la rallentano, certo quella deriva poi ci sarà, non ci sono dubbi, ci sarà, ma la rallentano e la rallentano parecchio. E sono indispensabili queste attività, forse soprattutto per caregiver, perché il caregiver raccoglie, il caregiver, ho visto qua alla mensa, i caregiver, i familiari degli ammalati, gli accompagnatori degli ammalati, si radunano, si radunavano nella mia esperienza, credo che lo si facciano ancora. Io ho accompagnato diverse volte questo caregiver Francesco, perché siamo molto amici, Francesco e la moglie. E quindi ho visto che questi caregiver si radunano in una sala a parte, dopo aver svolto le attività con gli ammalati, e dopo aver aiutato gli ammalati in alcune attività, laddove però gli psicologi e gli assistenti sociali lo consentivano, perché ci sono attività che gli ammalati devono fare da soli, perché altrimenti il trattamento è assolutamente inutile. E dunque, dicevo, i caregiver si radunano in una sala a parte e si confrontano tra loro. Le varie esperienze vissute servono per confrontarsi e per cercare di evitare gli errori che sono già stati fatti o che potrebbero essere fatti. E quindi le esperienze raccontate attraverso le varie esposizioni dei caregiver e l'aiuto degli psicologi, chiaramente, che dicono ai caregiver quello che devono fare e quello che non devono fare, quello, e anche quello che non possono assolutamente fare. Ecco, ricordo, ho scritto nel libro che Francesco una volta, una sera, doveva spogliare la moglie per metterla a letto. La moglie era già nella fase media della malattia, diciamo. Doveva spogliarla per metterla a letto, perché non gli sembrava assolutamente come dire, dignitoso metterla a letto da vestita. La moglie non voleva farlo, non lo voleva fare. Francesco ha insistito, a un certo punto la moglie gli ha dato un ceffone perché Francesco in quel caso ha sbagliato, non doveva insistere a fare una cosa che gli sembrava giusta, doverosa, cioè, però non doveva farla in quel momento, poteva rinviarla al giorno seguente, anche a due giorni dopo. Ci sono alcune cose che il caregiver non deve fare, anche quelle che gli sembrano più necessarie, non le deve fare, o perlomeno non le deve fare in quel momento, le può rinviare, le deve rinviare, per non innervosire l'ammalato, che ha bisogno di essere aiutato e ha bisogno di sentire la fiducia del caregiver, ha bisogno di sentirsi protetto dal caregiver. In tutto, non solo nelle cose che a noi sembrano più importanti, ma anche, ad esempio parlo anche del fatto che il caregiver deve essere sicuro nei movimenti, lo dico nel libro, il caregiver deve essere sicuro nei movimenti, perché se l'ammalato perde la fiducia, sono problemi seri, perché l'ammalato quando comincia a non avere più quella
quella resistenza fisica per cui si, per cui si possa mantenere facilmente in piedi, è facile che possa anche cadere se, se perde la fiducia in noi. Se invece noi, noi e ovviamente anche le badanti che, se noi ci non siamo sicuri dei movimenti, allora, allora gli ammalati ci danno fiducia. Queste sono le grandi cose, dicevo anche nelle piccole cose. Gli ammalati a un certo punto possono anche sembrarci capricciosi, potrebbero sembrare come ritornati bambini, ma noi dobbiamo assecondarli anche in queste cose, dobbiamo capire, dobbiamo capirli, e anche se a noi sembrano capricci, o sono davvero capricci, dobbiamo assecondarli comunque, perché solo così otterremo la fiducia e il loro sorriso. Abbiamo parlato di quello che deve fare il caregiver, però io ci metto un piccolo zampino, no? Perché c'è la fase del licenziamento da parte della casa, del caffè a zaino. Si usa questa espressione che sembra infelice, no? Però licenziare, cioè... Come la prende il caregiver questo licenziamento nel momento in cui si dovesse verificare? Poi, soprattutto poi do la parola a voi, perché non si usa licenziamento, nell'intendimento non era... Però come la prende il caregiver? Il caregiver prende questo licenziamento, sul licenziamento tra virgolette, non è tanto il licenziamento in sé, il caregiver che si vede isolato, che si vede anche maltrattato, che vede i figli, parenti, amici, conoscenti che lo abbandonano, come dire, si sente ancora in un'isola felice nel caffè Alzheimer, però quando il caffè Alzheimer però non può mantenere il posto a quell'ammalato perché l'ammalato è entrato nella fase più grave della malattia, tenendo conto che non c'è niente. Il caffè Alzheimer non può continuare ad assisterlo. Però, ecco, io quello che volevo far risaltare nel libro non è assolutamente non deve sembrare assolutamente un appunto nei confronti del sapere. Secondo lei uno l'altro caffè azzardo. Nella maniera più assoluta. No, certo. Il caregiver si vede isolato e si vede anche escluso da quell'isola felice. Ecco perché poi a quel punto perde un po' anche la speranza. Però mi rendo conto che il caffè azzardo a un certo punto non può mantenere tutti i possibili ammalati di Alzheimer anche nelle forme più gravi, anche perché quando l'ammalato di Alzheimer entra nella forma più grave, quelle attività non servono più. Certo, prendo un attimo il microfono per dire che però spesso noi abbiamo gestito anche tanti caregiver che sono venuti anche senza ammalati, che hanno proprio espresso questa necessità. E in questo l'accompagnamento, il continuare a interessarsene è chiaramente fondamentale. Quindi certo, forse bisognerebbe anche in questa disegno di servizi assistenziali che sono indispensabili, pensare anche a situazioni terminali di questo tipo in cui tu puoi creare degli aspetti squisiti e specifici per il caregiver. Io volevo fare un altro appunto sul libro, una piccola riflessione, perché quando diciamo il nostro ghostwriter racconta la storia di Lee e di Francesco, in realtà racconta davvero una storia d'amore, e quello che emerge in tutte le parole, cioè quindi è in questo caso, però, questo lo voglio dire, perché non tutti i caregiver sono così.
Quindi questo è un libro particolare, bellissimo, perché racconta la storia di un amore che va oltre la malattia, va oltre tutto. E quindi lì, cioè, se vuoi, perde anche questo senso, no, di questo caregiving, che è una parola molto usata, sto fatto che si utilizza tra l'altro in inglese, no? Sembra una cosa ancora più strana, no? Badante non è, è il familiare, no? È il familiare che accompagna, ma non tutti i familiari hanno questa dedizione, non tutti hanno questo amore profondo. E allora, però, accanto all'amore, io penso che l'altro aspetto che vada valorizzato è che forse le equip che poi gestiscono questi caffè Alzheimer, comunque i centri diurni, che dovrebbero essere sempre presenti e di accompagnamento in queste fasi di malattia, dovrebbero insegnare ai familiari a imparare a ridere, a sorridere anche con i malati nella malattia, perché la malattia a volte può essere divertente, può essere bizzarra, possono venire fuori degli episodi incredibili. Questo lo dico da figlia e da caregiver a mia volta di una madre che non è più, che non mi riconosceva più, ovviamente, che io continuavo a chiamare ma, e lei mi diceva: signora, guardi, lei è molto gentile perché lei viene a trovarmi sempre, e quindi io questo non posso non apprezzarlo, ma sa, adesso che la guardo bene, forse una piccola ombra di rassimiglianza con mia figlia Maria magari ce l'ha, ma sa, mia figlia è molto più giovane e più bella di lei. E quindi su questo, io che mi volevo fare karakiri, però poi rifletti e dici: ma questa è una storia fantastica, no? È una storia bellissima, così come quando lei mi riconosceva come la sorella. Io sono dovuta tante volte per arrivare a capire che, insomma, mi stava personificando con la sorella maggiore, alla quale chiedeva consiglio perché dice: io ormai sono grande, mi devo sposare, devo trovare marito, non posso restare più con mamma e papà, ma tu l'hai visti oggi? E io imparai a rispondere: no, oggi no. Chiaramente i genitori erano morti da quel dì. E io imparai a dire: no, oggi no, facciamo altro, dimmi un'altra cosa. E lei che chiedeva consiglio su chi dovesse ricevere in casa per potersi fidanzare e sposare, perché insomma cominciava ad avere una certa età, no? Allora, queste sono quelle parti, se vuole, divertenti, che impariamo, dobbiamo imparare a valorizzare, perché possono essere tranquille, serene, accettate poi con il sorriso e non solo con il dispiacere del non essere riconosciuti, che chiaramente è un grande dolore, no? Però ci aiuta anche a metabolizzare questa cosa. E questo libro comunque contiene anche tutto questo, perché la storia, per esempio, del bacio e la storia della piccola, diciamo, di questo bacio rubato di questa bella donna, di lui che non vuole, che però si sente di doverglielo dire, doverlo confessare a questa moglie che si rianima poi ogni volta nel ricordo, insomma, è una cosa bellissima che entra proprio nella storia delle persone, nel profondo, e che ti dipinge sempre quello che abbiamo detto un po' all'inizio, che hanno detto tutti quanti, e cioè che il malato è la malata, la persona con la malattia, è una persona con la malattia, non è il malato, è la persona con la malattia, no? È la definizione più giusta, più bella, ed è la persona che mantiene la sua dignità sempre, anche quando non parla, anche quando è in fase terminale, anche quando è distrutta da qualsiasi tipo di segno e di sintomo, mantiene però la sua dignità, ed è quello che noi dobbiamo sempre riconoscere. Questo lo dobbiamo riconoscere come medici, come assistenti sociali, come psicologi, come collettività, come cittadini, come caregiver, sempre. Perché la persona ha la sua dignità, questa malattia, e ed è quella che va sottolineata sempre, va proprio marcata. Grazie.
Grazie Maria, perché mi ha dato lo spunto per avviarmi alla conclusione, perché c'è l'aspetto chiaramente sentimentale, emozionale, no? Intanto questo rispetto enorme che si ha, che ha lo scrittore nei confronti delle donne a proposito delle celebrazioni, non solo per l'8 marzo, ma poi c'è anche una bella poesia che chiaramente non sto qua a spoilerarla perché bisogna leggerla, e quindi il rispetto e la delicatezza nei confronti delle donne e comunque della loro sensibilità, del loro carattere. Ma soprattutto c'è questo aspetto appunto sociale, della solidarietà umana che chiunque dovrebbe proporre nei confronti di coloro che sono malati di Alzheimer e anche di demenze, nonché nei confronti anche dei caregiver. E io prendo anche spunto, giusto per avviare la conclusione, prima di dare l'ultima parola al signor Soriani, l'altra volta sentivo la psicologa Silvia Vettor, se vi dico bene il cognome, a proposito di questa mostra bellissima, perché la cosa che si evince è che molto spesso noi nel malato di demenza o di Alzheimer lo vogliamo riconoscere perché ha questo lo sguardo vacuo, assente, no? Nelle immagini che lì invece vediamo in questa mostra, e l'aspetto non lo è, cioè non puoi dire che è un malato di Alzheimer, probabilmente perché c'è questo bellissimo contorno artistico che comunque cristallizza un passato di queste persone, perché lo sono state, lo sono, e lo anche se hanno la malattia, e lo sono comunque, resteranno comunque. Quindi proprio nel senso di ravvedere anche nella malattia il capolavoro di cui si parlava, della vita, e quindi questo capolavoro noi lo, almeno personalmente, l'ho visto anche nel libro scritto. A lei. Sì, è vero, ho visto anche alcune persone, vedo spesso persone che si rivolgono all'ammalato, che è parente, amico, conoscente, eccetera, alzando la voce, come se fossero sorti. Non sono sorti. Ci capiscono perfettamente, non c'è bisogno di alzare la voce. Questo volevo dire, per ricollegarmi a quello che ho detto. Grazie signor Gabriele. Come diceva Marco, chi volesse acquistare il libro è lì alla postazione. Grazie di tutto. Grazie all'intervento delle nostre dottoresse, grazie. Nonché del nostro presidentone. Va bene? Grazie a voi. Grazie a voi.